Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati o benvenuti se è la prima volta sul mio canale. Oggi proveremo a fare l'ultimo episodio della nostra Run B, ovvero la seconda run di Nier Replicant, e vedere quindi il famigerato finale B, vedere cosa cambia. Quindi andiamo, apriamo le porte. Allora, dentro queste casse mi pare che ci sia una pozione di guarigione, per il resto sono tutte unguenti che ho già al massimo, ragazzi, quindi guardo solo se c'è una pozione o altro. Andiamo avanti e a breve incontreremo Devola e Popola. Eccoci qua. E a breve saluteremo anche Amy, come ben sapete. Devol-san, Popol-san. Yatto kita ne. Machi kutabireta wa. Dōshite nanda? 1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタル。白の書。なら、思い出させてやる。 Hai ottenuto i documenti del progetto Gestalt. Progetto, mannaggia me. Shiro! Omoidashitazo. Devol. Popol. Nanjira wa ningen ni arazu. Soshite. Kuchi gomotta ne. Iizurai kai? Nara Popol. 代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を？まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな。じゃあこの世界に人間は存在しないんですか？いいな。 我らが魔物と呼んでいるあれが人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが 持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意思に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。 格好つけるな。バカ。そうだな。 Ok ragazzi, partiamo con la boss fight. しょせんは道具なんだ。私たちもお前も。違う。違う。 Ok, la prima delle due è andata.
ボル。デボル。ポポル、泣いてるのか。デボル、死んではダメ。私たちがなぜ双子に作られたか今分かった。魂のない私たちが。喋らないで。血が止まらない。デボル、一人で生きるにはこの世界は寂しすぎるんだ。時間が長すぎるんだ。おかしな話だよ。ごめんな。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。ポポルさん、もうやめよう。やめよう。やめよう。やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボラを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかも。みんな殺す。殺してやる。Ok ragazzi. Popol-san, 俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史も真実も。くそ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。Um corpo, um corpo. Ok, dato anche l'ultimo colpo. Kono, omae ra, karate! まずい。進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか。クソ。大丈夫です。少年だった頃の石化させてしまう目も、この醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、エミール、エミール、エミール。
カイネさんは乱暴だし、シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。Ragazzi, nel run 1 la morte del re non l'avevamo vista, ce lo lasciavano supporre. Invece anche qui ce lo lasciano un po' supporre, ma era talmente ferito, ha detto Fira sto arrivando, ci fa capire che morirà anche lui. Yeah!
行くぞ。Ok ragazzi, andiamo dal re delle ombre, ci scaglierà contro le ultime ombre che ha a disposizione. Eccole qua. Noi ce ne liberiamo tutte e siamo pronti per l'ultima boss, ovvero prima combatteremo contro Grimoire Noir e poi contro il re delle ombre. E poi vediamo se ci sarà un'altra boss fight, visto magari contro Kainé, se si risveglia Tyrion. Io me la prevedo una battaglia con lei, perché le due volte che l'abbiamo affrontata nella trama principale, una volta sola qui nel nostra run B, ok, possiamo andare. Io me l'aspetto che Tyrion prenda il sopravvento e noi dobbiamo fermarlo. E magari i finali, la scelta di finali potrebbe essere, quando avremo tutte le armi, di farla sopravvivere o ucciderla, non lo so, è tutto. Potrebbe anche essere il finale C e il finale D, è la sfida con Kainé. Ok, tutta roba che abbiamo già, andiamo. Ok, ragazzi, dobbiamo stendere Grimoire Noir prima. E poi avremo la boss fight con il signore del guerra. Dai, buono, andiamo. Ok, tempo di vederci col signore delle ombre. Prende veramente tanto in colpi, Ne prende di colpi, ragazzi, ma veramente tanti, il nostro amico signore delle ombre. Shiro,
io sono curioso di vedere come sarà il finale 2. Ottimo. La prima fase è andata.一緒に帰ろう。妹についていた魔物は消えた。OK, addosso al signore dei leoni, raga. Io no, dammi. お前の悲しみが分かるなんて、そんな都合のいいことは言わない。仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い、魔王。Devo non subire danni. しろ、大丈夫か？何やってんの。
しばし待たれよ。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、いたたたた、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめんごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だってさあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。いやだいやだ、俺はまだ素人。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。Game of Rice ha perso tutti i suoi poteri. Dobbiamo dare 3 colpi al Signore delle Ombre. Siamo solamente noi. Andato. Ultimo colpo. Ok, caricamento ragazzi. Siamo pronti per il finale B, abbiamo battuto il boss. Anche se io ho paura che Tyran manderà Kainé fuori con Trog e dovremo combatterla. Ah, guardate, stiamo giocando ancora. Nii-chan, kono cookie ageru. Nii-chan wa mou tabeta kara. Iranai yo. Nii-chan, kinou mo sou itte ta. Hontou wa 一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。
ずっと一緒にいてくれてありがとう。はい、お兄ちゃんの分。ヨナ、ok ragazzi, questo era il nostro finale B, quindi non so se ci sarà altro dopo i titoli di coda. Noi rimaniamo insieme fino alla fine come sempre, ed esattamente come il finale 1 appunto saluto tutti quei che hanno seguito e collaborano con me sulle varie community, sui vari social, partendo ovviamente da Gradica Films, poi andiamo su Omar di CGM Cinema e Gianluca appunto di Kaido Filmmaking, con cui se andate sui loro canali vedete che collaboro con loro nei vari cortometraggi. Poi Anna Lightwood, ragazzi, vi lascio sempre in descrizione tutto, mia amica e amministratrice del gruppo Bloodborne Italia. Chi mi conosce, mi segue, sa quanto io ami Bloodborne, quindi vi lascio anche qua community in descrizione se volete venire a farci un giro, oltre che a Game Spoiler, che vi lascio sempre in descrizione, gestita da me, Alan, Johnny e Giovanni. E poi saluto anche gli amici Cattazivoli e tutti gli altri che seguono sempre i miei video. Ci ho detto, ragazzi, noi abbiamo finito la seconda run, quindi il secondo finale, finale B, ci imponeva di vedere il Signore delle Ombre che trovasse la pace, appunto. E che altro dire? Vedremo la run 3, vedrò come farla, perché magari vi faccio solo i due episodi con i finali alternativi, perché so che c'è una scelta alla fine di tutto. Quindi magari senza clipparvi tutta la run, e poi vediamo anche da che punto parte la terza run, se parte ancora da quando il nostro Sion è bambino, o comunque il nostro protagonista è bambino, oppure se parte già dalla spietrificazione di Kaine. Ci ho detto, ragazzi, a me mi sto divertendo e mi sta piacendo tantissimo Nier Replicant, quindi spero che piaccia così tanto anche a voi. Noi ci vediamo per il prossimo video di Nier, per la prossima run. Vedo un attimo come portarvela. In questa qua abbiamo visto tutti i pensieri delle ombre, cioè, e ci hanno fatto vedere il bilanciamento tra le due forze, no? Senza dare mai per forza la colpa direttamente ai nemici, alle ombre o anche agli umani, tipo i matrimoni erano stati scatenati lupi, Fira ne aveva fatto le spese, no? Quella parte è stata molto emblematica, oppure Gideon, che era stato lui l'artefice della morte del fratello, ma aveva incolpato P33 e l'ombra che lo accompagnava, poiché pensava fossero stati loro. Quindi tante cose abbiamo veramente visto. Non c'è ancora stato detto cosa sarà di Kaine e Talia. Hanno lasciato una porta aperta. Spero che quella porta venga chiusa appunto nella nostra terza run, e magari ci sarà lo scontro tra Kaine e il nostro protagonista per esorcizzarla dal nostro, il suo spirito. E molto probabilmente, io la butto lì, ci sarà un finale C dove la salveremo e un finale D magari dove la uccideremo, o forse viceversa. Tutto sta nel vedere cosa accadrà. Vi ricordo, ragazzi, le 33 armi sono indispensabili per poter scegliere tra finale C e finale D, così almeno ho letto nei vari discorsi di Game Spoiler, sempre sulla nostra community. E soprattutto ho letto che alla fine, ragazzi, della run, quando scegliete il finale D, vi cancella tutti i dati, come succede nei vari giochi di Nier, succedeva anche in Nier Automata. Però potremo fare il finale E, il quinto e ultimo finale, solo facendoci cancellare i dati. Quando si gioca a questi videogiochi di Yokotaro, si sa che la cancellazione del salvataggio è un passaggio inesorabile. Quindi, ragazzi, che altro dire?
Io vi ringrazio di aver visto questo video, grazie veramente di aver seguito la rugby, e vediamo se alla fine ci sarà ancora qualcosa da vedere. Se no, un saluto a tutti e ci vediamo per la Run C, che vediamo come portarli, ma soprattutto per il video di tutte le armi, perché ve lo faccio in modo che potremo cominciare insieme a Run C con anche voi che avete tutte le armi. Alla prossima, ragazzi! でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ。ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう。早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。